tutto pronto qui al Comunale Salvuccio Rao per questo secondo turno di Coppa Italia. In campo Orsa Barcellona contro Monforte San Giorgio. E al terzo minuto sospetto fallo da calcio di rigore su Milo Bucolo in area del Monfortese, per l'arbitro non è nulla, discutibile questa scelta. E al quindicesimo minuto di gioco, il tiro di Venuti che si defila sulla sinistra e fa partire il mancino e la deviazione in angolo del portiere paratore. E in area di rigore adesso viene fischiata una carica sul portiere dell'Orsa. E al diciottesimo azione sulla fascia da parte di Mendolia, il tiro debolissimo, facile preda del portiere ospite, azione sicuramente da sfruttare meglio, ogni spazio lasciato da una squadra così forte in difesa, ma purtroppo malamente sprecata. Ventiduesimo, la punizione da posizione abbastanza defilata di Benito Lanza, il tiro a giro, la palla che sfiora l'incrocio, splendida punizione da parte di Milo Bucolo, un tiro a giro di sinistro e Celona che smanaccia in angolo. E al 35esimo il palo su punizione da parte di Bartuccio, il bel tiro si stampa sul palo. Bella l'azione da parte dell'Orsa, col 36esimo risponde al colpo di Bartuccio con il tiro di Calderone, la palla che termina fuori di poco. Al 39esimo un'altra azione da gol per l'Orsa, sulla fascia Simon Gueli si incunea, mette una bella palla al centro e Mendolia qui non impatta, e altra azione sprecata. Al 40esimo ci prova anche Nicola La Spada da centrocampo, il gran tiro però facile preda del portiere monfortese. Ottima però l'iniziativa. Al 45esimo la sblocca Milo Bucolo, gran tiro da fuori aria, la palla che arriva sulla traversa e poi si infila dentro per la gioia degli orsacchiotti. Eurogol da parte di Milo Bucolo per l'1-0 dell'Orsa Barcellona sulla corazzata Monforte. Lo stop e il tiro sotto la traversa, il gran gol da parte di Milo Bucolo e l'Orsa che gioisce dopo diverse palle gol. Partiti con i secondi 45 minuti qui dal Salvuccio Rao sul punteggio di 1-0. E al terzo minuto ci prova Milo Bucolo su punizione, il tiro però debole. E al decimo minuto arriva il pari da parte del Monforte, palla al centro e Venuti non perdona. Al 25esimo azione dalla sinistra e lo stacco di testa di Mendolia, il portiere smanaccia. E al 33esimo bellissima azione sulla sinistra di Carlo Materia, la palla la mette al centro e Dall'Olio che devia per poco non si fa l'autogol. Questo big match termina sul risultato di 1-1, una partita abbastanza combattuta, ricca di episodi anche da moviola da rivedere, e una gara in cui l'Orsa Barcellona dimostra il proprio potenziale contro la corazzata Monforte. E 1-1, anche se i barcellonesi potevano meritare qualcosa in più. Un match giocato alla pari contro la corazzata Monforte, questo secondo turno di Coppa Italia che poteva sicuramente lasciare il sorriso alla squadra di Barcellona. È un arbitraggio un pochettino discutibile anche su 3-4 episodi da rigore, e un 1-1 che comunque dà forza, dà coraggio anche in prospettiva del campionato, perché fa capire anche la consapevolezza dei propri mezzi. Io ritengo che oggi è stata una delle prove generali per noi in questo
in questo campionato. Una partita di coppia sicuramente abbiamo dimostrato sul campo, le immagini parlano chiaramente qual è la realtà Orsa oggi, qual è il lavoro dei ragazzi, quello che è stato fatto. Poi generalmente non discuto mai, anche se sono molto amareggiato, sugli arbitri. Un arbitro giovane, anzi alla fine l'ho anche incoraggiato perché è uscito un po' così titubante anche lui. Una partita difficile da arbitrare, e qua io tirerei le orecchie sinceramente alla Lega, che deve mandare delle persone con più esperienza in queste partite. Soprattutto c'era la prima in classifica con una squadra che giocava contro l'Orsa, che è in una posizione particolare del campionato, e mi sarei aspettato, anziché un giovane che già tra le altre cose era pure venuto ad arbitrare la stessa partita di campionato, mi sarei aspettato un arbitro con una maggiore esperienza, ecco tutto qua. Però lungi da qua, non ripeto, è solo una mia constatazione personale. Mi pare che abbiamo dimostrato con i fatti di che pasta siamo fatti. Oggi in Monforte l'abbiamo chiuso tante volte, e si è vista una grande partita, si è vista una grande mole di gioco da entrambe le squadre. Però personalmente ritengo che oggi il pareggio ci sta molto ma molto ma molto stretto. Accettiamo noi questa decisione e accettiamo questo risultato, però ripeto, per noi è una grande forza per la partita di oggi, perché ci ha messo alla prova e andiamo avanti con più serenità, e ormai siamo pienamente coscienti di quello che riusciamo a fare contro una grande corazzata, e siamo coscienti del velo valore, diciamo, dei nostri ragazzi, della nostra compagine, anche dei ragazzi che sono subentrati successivamente, hanno dato un grande aiuto alla squadra. E credo che all'occhio di tutti oggi si è giocato un ottimo calcio a Barcellona. Di questo noi dobbiamo essere tutti fieri, noi, anche gli avversari che hanno incontrato una squadra che gli ha dato qualche grattacapo, e il pubblico che nonostante tutto qua era presente. Quindi ripeto, è stata una bella giornata di sport.